Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ally e io sono Aurea e siete su Ally Aurea Channel. Oggi siamo qui per farvi vedere tutti i miei regali del 18esimo compleanno, che è stato il 25 di maggio, ma abbiamo festeggiato tutto il compleanno il 27. Abbiamo fatto la festa sia con i parenti che con tutti i miei amici, è stata una festa veramente memorabile, ma abbiamo registrato il vlog, quindi se volete andarlo a vedere ve lo lasciamo qui nelle schede. Un compleanno abbastanza importante dove segna insomma il passaggio alla maggiore età e non ci siamo divertite davvero tantissimo, e ora vi mostreremo tutti i regali che sono arrivati all'Ally. Vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri altri social, Instagram, TikTok, Ally.channel, e direi di lasciarvi subito con il video. Inizieremo dai regali che mi hanno regalato la mamma e papà e Lauri. Comunque PS, scusatemi per la mia voce, ma purtroppo dopo la festa diciamo che mi sono ritrovata con questo livello. Iniziamo dalla mamma e papà. Mi hanno regalato in primis una Barbie meravigliosa. Era in realtà una Barbie che ci dovevano regalare quando eravamo molto piccole, però un piccolo problema perché l'avevano nascosta in un posto dove poi non si ricordavano più dove l'avessero messa. Quindi l'hanno ritrovata qualche mese fa e hanno deciso di regalarla a me per il mio compleanno, e ovviamente quella dell'Auri gliela daranno il 5 di giugno. Fantastico. Il regalo da 18esimo, perfetto. Meraviglioso, bisogna sempre ricordarsi le proprie origini. Poi il regalo ufficiale era questo braccialetto di Pandora con il charms, con le scarpette da ballo, che ovviamente sono il simbolo che mi contraddistingue. Questo qui è il braccialetto che ha la chiusura rotonda, e poi ci ho già messo un altro charms con la farfalla che invece mi ha regalato la Lara Filippo, ossia i nostri cugini, che è veramente meraviglioso perché è il simbolo del canale e in più è azzurra, e ho deciso di attaccarla a questo braccialetto. Ma vedete che Pandora sarà un leitmotiv di tutto, sì, il video. Davvero. Poi sempre i nostri genitori mi hanno regalato, ovviamente di Pandora, questa Truffs Viaggi color tortora. È super carina, si apre con la cerniera e dentro potete metterci tutti i vostri gioielli, sia per andare in giro perché comunque ha la cerniera, che invece per tenerlo a casa. Questa parte ovviamente si alza e sotto c'è lo specchietto e tutto lo scompartimento per i gioielli. È veramente utilissimo. Sì, ovviamente anche questo qui si può alzare per poter lavare la confezione, sistemarla meglio. Con tutti i gioielli che mi hanno regalato in questo compleanno, cioè, avrò, non è stato fatto apposta, ma sarà super utilizzato. Esatto. Poi ultima cosa sempre dai nostri genitori è stato questo zaino, che sarebbe quello misura standard per poter viaggiare in aereo con le compagnie low cost. Sì, perché tu quando compri il biglietto, questo è dentro il biglietto, quindi non paghi ulteriormente il bagaglio. Certo è piccolino, ma se dobbiamo fare qualche viaggio di 1/2 giorni si può fare. E ovviamente piuttosto di portarmi lo zaino dell'ISPAC, che ha una sola tasca, questo qui che è sempre della misura corretta ha 100.000 tasche e scompartimenti. E anche se lo riempite tantissimo ci sta sotto il sedile, non vi fanno storie. Ce l'ho già io, ovviamente l'ho testato in tutti i miei viaggi e l'ho super approvato. E ovviamente ha anche la chiusura di sicurezza, e siccome saremo sempre via quest'estate non vediamo l'ora di poterlo sfruttare al meglio. Lauri invece vuole farmi diventare un Maranta, perché mi ha preso, come vi aveva fatto vedere in un TikTok, il borsellino di Uniqlo, che è andato super virale. Lauri fa, mi piace molto, poi visto che viaggeremo tanto lo vorrei, e io gliel'ho preso. Lauri poi fantastica, ha lasciato anche il prezzo. Vabbè, quindi diciamolo, costa 14,90 euro. Non è un mistero, è scritto su, no, TikTok. Infatti. E Lauri l'ha preso anche per lei, così potremo fare le gemelline nei nostri viaggi. Ed è super comodo, cioè io l'ho già provato. Dentro ha qualche tasca ed è tipo in tessuto morbido, sì, tipo di nylon. Diventeremo le nuove Maranza di YouTube. Comunque è comodo, quindi va bene. Sempre Lauri mi ha regalato questo paio di scarpe che sono formidabili. Io le adoravo, era tipo da anni che le volevi. Esatto, sono le Converse, questo è il modello, e purtroppo me l'ha preso una taglia troppo piccola, quindi dovremo fare il riso e prendere la taglia maggiore. Però sono bellissime. Sono le Converse All Star Chuck Taylor, però quelle con il cuoricino rosso, che è stupendo, cioè veramente le adoro, secondo me sono la bellissime, fine del mondo, sì, stupende, sono. E qui hanno la banda bianca, quindi grazie Auri, me l'ha data la festa con i parenti, quindi ero super emozionata e non l'ho ringraziata nel proprio way, quindi ti ringrazio di essere stato stupenda. Un bacino. Bellissimo, non vedo l'ora di indossarle quando magari arriverà la taglia corretta. Sì, questa è stata un misunderstanding mio, quindi me ne prendo totalmente la responsabilità, per fortuna, dai. Passando poi alla sfera dei parenti, partendo dai nonni, mi hanno fatto un regalo meraviglioso, anzi ben due regali. Da Scout mi hanno preso il Kanken Lilla, perché sanno che il mio Kanken Lilla attuale ha un sacco di problemi, è sempre rotto, si rompe una spallina piuttosto che una, sì, tasca. Sì, è un po' sfortunato quel Kanken. Esatto. La nonna lo deve portare sempre nel calzolaio, fa,
teniamo la testa al toro nel regalo nuovo. E questo qui è un'altra colorazione, è un lilla più chiaro, sarebbe il mio lilla, diciamo che è più lavanda forse che lilla, infatti si chiama Pastel Lavender, è il colore 457. È bellissimo comunque. È il Kanken, noi lo adoriamo, è la misura media e è perfetto per andare a scuola, per andare in giro. Sì, quando l'ha vista l'altra lo sapevo questo regalo. Quando l'ha vista era tipo, oh mio Dio, non me l'aspettavo. C'erano anche gli stickers di Scout e dentro dovrebbe esserci anche lo scontrino, ma secondo te io cambierò mai questo zaino? No, ma mai. Neanche se mi paghi. E poi invece un regalo che avevo richiesto ai nonni è questa borsa di Michael Kors nella sua dust bag bianca. Bellissima. Bellissima, molto piccolina in realtà e abbastanza sportiva. È fatta così, questa è la borsa di per sé, ovviamente con tutto l'hardware argentato. Dentro ha solamente questa tasca perché ci sta proprio lo stretto indispensabile, tra cui il mio telefono e probabilmente un portacarte. Dietro però c'è anche questa taschina per mettere il resto. La tracolla è fatta così di stoffa, ovviamente regolabile. Cioè è proprio carina, io ne avevo bisogno perché secondo me bianca si può mettere sia di giorno che di sera. È il colore perfetto, il bianco mi piace tantissimo. E poi borsa. È in palette ancora di più del nero, ovviamente per una summer soft come sono io. Giustissimo Ali, ormai sei super skillata sulle palette. Poi l'altra nonna invece mi ha regalato la patente, quindi non vedo l'ora di andarmi a iscrivere per poterla prendere ed essere finalmente indipendente. Così avrete due pericoli per strada. Oh Auri, non dire queste cose perché non è assolutamente vero, sei falsa e tendenziosa Simona. Le zie invece hanno fatto un pensierone da Tiffany & Co. Diciamo che hanno preso spunto dal regalo che mi avevano fatto al mio 18° all'epoca. Ovviamente con la sua confezione, questo braccialetto che ha uguale anche Lauri ma con un cuoricino color Tiffany. E questo qui invece ha il cuoricino rosa ed ha tutte le palline argentate. E io questo braccialetto ce l'ho sempre addosso, quindi anche là gli ha detto facciamo questo regalo. E non è troppo ingombrante, quindi tenerlo al polso tutti i giorni non dovrebbe dar troppo fastidio. La Chomp invece, non so con quanta ricerca, ha trovato le Dunk del cuore dell'Alice, ossia le Dunk High Aluminium. Se siete ferrati di scarpe saprete benissimo di cosa sto parlando, ossia delle Dunk lilla barra azzurre. Sono un modello di Dunk a cui punto da 2 anni a questa parte, l'avevo vista anche l'anno scorso a Oxford, avevo fatto un video, insomma ci stavo sbavando dietro, ma costano tanto e sono molto difficili da prendere. La Chompy, io e la Chompy in realtà siamo un po' collaboratrici di questo regalo, perché ogni mese da gennaio mi mandava, adesso il prezzo sta un po' scendendo, gliele compro, poi ho trovato una super offerta, gliele ha prese, io lì sì, infatti le ha prese da, mi pare, StockX, perché questo è il loro sigillo e sono letteralmente meravigliose. Sono le scarpe dei sogni della Halle. Esatto, non vedo l'ora di poterle indossare, cioè sono proprio lilla. Lilla e lilla dello zaino, bellissimi. Un lilla freddino bellissimo. Ovviamente in palette. Infatti questi regali sono tutti stati in palette, quindi sono molto soddisfatta. Ma poi quando i regali sono pensati, cioè per forza piacciono, succede sempre così. Giorgio invece non mi ha regalato nulla di materiale, perché mi ha regalato un viaggio a Barcellona di 2 notti. Siamo già partiti probabilmente quando vedrete questo video, per andare a vedere anche lo spettacolo di danza di sua sorella. E poi andremo a fare un giretto a Barcellona, che è la città del cuore delle Alle. Quindi sono veramente super mega felice, non vedo l'ora. E poi passiamo ai regali invece che mi hanno fatto i miei amici. Allora, diciamo che hanno capito che l'Ali è una piccola fissa con Pandora. Leggera, 3 sacchettoni di Pandora e praticamente tutti i gioielli ce li ho già addosso. Iniziamo con i miei best friends, tutti maschi ovviamente, più un'altra mia amica e la Gibi, che sta facendo quest'anno l'anno all'estero. Mi hanno regalato questa collana di Pandora con il charms del 18, con ovviamente la catenina regolabile, più azzeccata di così non si può, insieme a dei fiori con cui si sono presentati al compleanno. Super quindi carine. Sono stati veramente dei cuoricini fantastici e i fiori erano tutti sui colori del rosa, lilla, viola, adorabili. E tutti i regali di Pandora da adesso sono posti all'interno di questa confezione, che è bellissima, bellissima rosa. Le mie compagne di danza, le mie carissime amiche, mi hanno regalato questa collana di Pandora con il doppio cuoricino, più piccolo sopra e uno più grande sotto. Ovviamente in palette argento. Ovvio, fa una luce pazzesca, mi esalta il sì, tipo... Adesso ho tutte le collane addosso perché volevo sfoggiarle ovviamente. Poi Lali poi sceglierà quale mettere, poi cambierà, perché sapete che noi abbiamo una piccola pazzia per i gioielli, tra cui anche quelle con le farfalle nostre. I miei compagni di classe mi hanno regalato un braccialetto
e un anello strabilianti, bellissimi, ovviamente di Pandora. L'anello in questione è questo qui, con tutti i diamantini, e ovviamente hanno azzeccato la misura perché io ho le dita abbastanza cicciottelle, però è bellissimo, bello, sì, stupendo. Invece il braccialetto è il tennis con la chiusura regolabile, anche questo stupendo, io adoro i tennis letteralmente. Praticamente adesso ho i gioielli più tali della Madonna, molto probabilmente. Guardate quanta luce, luce. Bellissimo, mi piace tantissimo. Una mia amica, sempre stando in tema gioielli, mi ha regalato da Vesto Pazzo un anellino e un braccialetto abbinati con il cuoricino. Il braccialetto è fatto così, molto carino, con questa chiusura. Bello abbinato con il cuoricino, bellissimo. Ora metterò un gioiello diverso ogni giorno dell'anno. E poi uno degli ultimi regali è stata questa magliettina dalla mia migliore amica degli elementari, Bianca, super bella, ovviamente in palette. Basta, penso che abbiamo terminato con i 100.000 regali. Ovviamente poi ho ricevuto anche una busta dai miei zii, con cui poi deciderò se metterli via, andare a comprare qualcosina, insomma, vedremo. Però sono stati dei regali veramente top, Ale, delle persone, bellissimi, che ti conoscono alla perfezione. E questo è bello dei regali, no? Cioè, anche io quando li devo fare, pensare alla persona a cui li sto facendo e pensare che potrà apprezzare quel regalo è la cosa più bella, qualcosa di bello bello. E la nostra amica tedesca, che è venuta a trovarci per il party, invece mi ha regalato un cestino pieno di dolci e cose tipiche della Germania, che non vediamo, abbiamo già assaggiato. Quindi grazie mille a tutti e anche a tutte le fanpage che ci hanno retato dei video stupendi, perché anche quelli alla fine sono i regali migliori. Grazie mille. Il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto e che vi siano piaciuti soprattutto i nostri regali. Ogni regalo l'ho letteralmente adorato, quindi volevo ringraziare tutte le persone ovviamente che me li hanno regalati. Un bacione specialissimo, siete molto speciali per me. Nulla, noi vi diamo appuntamento con il prossimo video. E ora salutiamo le 10 persone che hanno visto il video precedente. Allora iniziamo da Lucrezia, un bacione. Ludovica, un bacione anche a te. Elisa, un bacione. Silvia, un bacione anche a te. Giorgia, un bacione. Elisa, un bacione anche a te. Anna Maria, un bacione. Carlotta, un bacione anche a te. E per ultima Melissa, un grosso bacione. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao!